una parità concreta tra navi e banchine. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce al patto per la parità di genere, promosso da Assoporti. Per gli Italian Port Days, l'onda diventa femminile per dare voce alle donne che lavorano nei porti. Mi chiamo Stefania Vago, sono nata a Milano e 22 anni fa sono arrivata al porto di Ancona. Sono arrivata con mio fratello e mio padre per una nuova avventura della nostra famiglia. Abbiamo aperto la linea con la Croazia, con la SNAV. Quando sono arrivata mi hanno dato 6 mesi di vita. Mi hanno detto: questa signorina ai tempi non durerà più di 6 mesi. Sono passati 22 anni, sono ancora qui. Abbiamo portato oltre SNAV MSC Crociere. Io sono vicepresidente dell'Associazione degli Agenti Marittimi e rappresento gli armatori al porto d'Ancona. Dire di me chi sono? Sono nata sotto il segno dei pesci, ve lo dico perché questa cosa mi rappresenta in quanto il legame col mare per me è basilare. Da brava pesci adoro il mare, devo vivere nel mare e il mare è il mio datore di lavoro. Sicuramente come donna mi rendo conto che ancora oggi come oggi ci sono delle difficoltà. Difficoltà personali sì, fortunatamente non enormi, però sicuramente ho dovuto sgomitare più di un uomo. Anche rispetto ai miei colleghi, ma rispetto anche nella mia famiglia stessa, eccetera. Diciamo che un po' di buon maschilismo c'è. C'è sempre meno, perché chiaramente c'è un'evoluzione dei tempi, eccetera. Ma diciamo che noi ci mettiamo un pelo di più. Ma siamo abbastanza intelligenti per poter vincere questa battaglia. Il patto per la parità di genere. Credo che sia una cosa buona e giusta e che finalmente sia stata riconosciuta. Credo che comunque la donna abbia già una tua enorme. Noi diamo vita, portiamo vita. E quindi comunque abbiamo una forza assolutamente maggiore. Questo non è che voglio metterci un gradino al di sopra degli altri, ma sarebbe ora e tempo che ci riconoscessero i nostri meriti. E per cui diciamo che è una conseguenza naturale di tutto quello che le donne prima di noi hanno combattuto per arrivare poi a questo punto.